Il problema fondamentale è la concentrazione in brevi periodi di un grande movimento delle merci. Ci sono dei grafici in cui sono segnate le direttrici su cui passano più camion e vi assicuro che è spaventoso. Una delle cose che si va a accumulare durante il Black Friday sono gli imballaggi. Degli 86 milioni di tonnellate di packaging che ogni anno vengono prodotte, solo il 14% riesce ad essere riciclato. I trasporti hanno un'incidenza piuttosto importante sulla qualità dell'aria. Questo non può che non portare delle conseguenze banalmente sulla salute. Tutto ciò che compriamo va ad alimentare un mercato e va ad alimentare soprattutto un accumulo di rifiuti enormi. Approfittare di quel momento particolare anche per sostituire qualcosa che non è nemmeno arrivato alla fine del suo servizio. Questo sistema nasce proprio per ingenerare il consumo. Non si può scaricare tutto sull'ambiente, ma se invece si parte da lì, forse non si può che migliorare.